Buongiorno a tutti e benvenuti al laboratorio di cucina organizzato dall'associazione Ambra PS. Sono Anna Zannardini, una dietista, ed è oggi presente con me Angela Renna, una volontaria dell'associazione che condivide con noi la sua passione per la cucina. Buongiorno a tutti. Andremo oggi a parlare di uno dei pasti più importanti della nostra giornata alimentare, quindi la colazione. La colazione, in ordine temporale, è il primo dei pasti principali della nostra giornata. Dopo il digiuno notturno, infatti, che può durare dalle 10 alle 12 ore, il nostro corpo ha bisogno di reintrodurre tutte le energie necessarie per far fronte alle attività sia fisiche che mentali. Iniziare quindi la giornata con una buona colazione è il presupposto per fare e compiere bene tutti i pasti della giornata, quindi distribuire nel modo più corretto possibile l'energia nelle 24 ore. Come possiamo comporre una colazione sana? Alcuni spunti potrebbero essere i seguenti. Sicuramente è fondamentale inserire una quota di carboidrati complessi sotto forma di cereali come pane, fette biscottate, biscotti semplici, cereali, che ci forniscono dell'energia a lento rilascio. Da completare poi con una fonte di proteine, come per esempio una tazza di latte oppure una bevanda vegetale per gli intolleranti al lattosio, oppure una porzione di yogurt, anche in questo caso da latte vaccino o vegetale a seconda delle intolleranze. Questi alimenti ci forniscono, oltre che le proteine, anche calcio, minerali, vitamine fondamentali per il benessere dell'osso e per la crescita. Possiamo completare poi la colazione con una fonte di zuccheri semplici, come per esempio una porzione di frutta fresca oppure una marmellata, una confettura di frutta o ancora una spremuta di frutta o un succo di frutta al naturale. È possibile poi aggiungere e completare ulteriormente la nostra colazione con una piccola quota di acidi grassi sani, mono o poliinsaturi, sotto forma di frutta secca oleosa, quindi noci, mandorle, nocciole o semi di lino, che possono essere aggiunti allo yogurt oppure consumati separatamente. Andiamo ora a vedere qualche proposta per la nostra prima colazione. Buongiorno a tutti, sono Angela. La prima ricetta di oggi saranno i biscotti integrali all'acqua. Gli ingredienti sono 300 g di farina integrale, 100 g di olio di semi, 100 g di acqua, 100 g di zucchero di canna, mezza bustina di lievito per dolce e scorzetta di limone. Tutti questi ingredienti andrò a inserirli in una planetaria o robot da cucina e andrò a realizzare un impasto liscio e omogeneo. Farò riposare questo impasto per almeno 30 minuti. Passati i tempi, andrò a stendere l'impasto con un mattarello. Posso dare la forma dei semplici cuori oppure dei biscotti rotondi. Posso farcire il tutto con della semplice marmellata o dello zucchero a velo. I tempi di cottura per questi biscotti sono 30 minuti a 180 gradi forno statico. La seconda ricetta di oggi saranno i muffin alla frutta. Gli ingredienti sono 200 g di farina integrale, 150 g di zucchero di canna, 1-2 mele, 4-5 fragole, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, 100 g di olio di semi e 40 g di acqua. Primo procedimento sarà quello di lavorare bene le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti. Successivamente andrò a inserire tutti gli altri ingredienti tranne la frutta.
Questo composto andrò a versarlo nei pirottini per i muffin per almeno 3/4. La frutta la taglierò a pezzettini dove andrò a inserirli sopra l'impasto. La cottura di questi muffin sono di 20-25 minuti a 180 gradi. E con questa seconda ricetta si conclude il laboratorio di cucina dedicato alla colazione. Potete trovare tante altre ricette sul libro L'asma vince anche a tavola, scaricabile dal sito internet di Ambra PS. Io e Angela vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!